fare rumore, fare trambusto, fare qualcosa, però quel qualcosa viene fatto per il nulla. Quella è la cosa che a me personalmente è interessato di più, cercare di capire se questo nulla è un sentimento o se questo nulla è veramente una parola. E appunto una parola, come dice Shakespeare in un'altra commedia, è alito che si disperde, è un fiato e quindi è un nulla, eppure un nulla, come ho già detto, che può creare, può anche distruggere. Potrei azzardare a dire che abbiamo cercato di fare uno spettacolo anche sovraesposto per alcuni momenti. È uno Shakespeare contemporaneo perché parla anche un linguaggio contemporaneo.